Scusi, sa cos'è un poggia polso? Oh, io te ne tengo sempre la mano appoggiata al poggia polso, anche se non è indispensabile qui, però mi costringe comunque, se sento la carta mi sento, come dire, un sussulto e quindi non rischio di sporcarla o di ungerla. Perché ungere la carta non è buono, non è buono, no, non è buono per niente. Qui segniamo di più. Qui possiamo anche esagerare un po'. Ok, adesso un po' gliel'abbiamo dato, però secondo me ci sono dei punti dove questo è troppo caldo, per cui intervengo con un viola più freddo, con grande cautela, per dare, specie nelle zone di ombra. Vediamo un po', qui per esempio è più scuro. Ed è più freddo. Qui, qui è tutto già è molto freddo questo tono, però credo sia giusto per qui, tanto qui ci va. Qui anche posso dargli un po', a questo punto anche qui ce n'è uno, gli do un altro colpo, vero? Ok, gli ho dato un tono un po' troppo freddo e poi secondo me l'intorno ci sono dei punti di rosso, ma anche del viola. Vediamo, un po' di rosso glielo do. Ovvero, per esempio, qui c'è un po' di rosso. Anche qui c'è un po' di rosso, così maschero anche, scaldo un po' questo viola perché è un po' eccessivo. Anche qua sotto qui il rosso ci sta bene. Thank you.
Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu!